Buongiorno, oggi vi leggerò da Elsa Morante, dalla raccolta Lo scialle andaluso, il racconto La nonna, edito da Giulio Einaudi, Torino, 1963. Rimasta vedova a 40 anni, Elena si accorse di essere viva soltanto a mezzo di trovarsi in un vuoto spietato e senza rimedio. Suo marito non era mai stato un compagno per lei. Ella aveva vissuto, o meglio, vegetato accanto a questo mercante avaro come una pianta parassita a cui un minimo di terra e di linfa è sufficiente per non morire. Ma dopo scomparso l'uomo si sentì come chi sia giaciuto in letargo e destato da una violenta scossa si accorga dell'inverno che ha circondato il suo sonno e che ora non potrà dar cibo alla sua veglia. La casa lasciatale dal marito era incassata in una delle buie gole così numerose nella città. Questa era stata costruita da un popolo di mercanti e di marinai lungo il dorso di una collina tutta scaglioni e dislivelli, così che mentre alcune case si levavano in alto al sole in vista del porto, altre giacevano confitte fra gradini e vicoli dove frequenti scoppiavano le risse e si aspettavano, con le narici aperte ad avide, l'odore del mare portato dal vento. La casa era arredata con una mobilia volgare, senza faccia, comperata d'occasione o fabbricata da mercanti di dozzina, fra pareti nude ed alte. I topi e gli scarafaggi nidificavano nei buchi ed Elena si aggirava per quelle stanze come in fondo ad un pozzo. Con gli occhi cercava la luce, ma le pareva di essere rinchiusa fra mura lisce senza uscita, da cui tentava la scalata con sforzi replicanti e vani. Uno smarrimento angoscioso la prendeva e infine decise di partire. Il marito le aveva lasciato un patrimonio notevole, ma il sapersi libera e ricca non la scuoteva da quel bisogno di solitaria quiete che sempre l'aveva posseduta. Ella decise dunque di andarsene in una casa di campagna che non aveva mai visto, sebbene fosse fra le sue proprietà. Sapeva che era ampia, tranquilla e che un piano era affittato mentre l'altro era libero e pronto per lei. Cominciò a fantasticare intorno al nome del villaggio, alla casa, al fiume, alla chiesa e la voglia di toccare con le sue mani le tante cose immaginate la serrò alla gola fino a farla piangere. Piangeva a lungo, presso i vetri appannati, davanti alle viuzze sordide, senza che il suo corpo si scuotesse. Aveva una figura alta e priva di curve, di forme robuste, quasi maschili, eppure stranamente molli. Quella mollezza le era data forse dal suo camminare lento e distratto, dalla fragilità dei suoi polsi e dalle dita trasparenti, dalla voce cantilenante in cui squillavano a volte inattese sonorità. Nella sua faccia pallida ed oblunga, sebbene non vi fosse ombra di rughe, covava una stanchezza come una voglia di riposo e di disfacimento. E le luci fisse dei suoi occhi sembravano più vive sotto i capelli scuri, sempre in disordine. Aveva un sorriso dolce e morbido, sebbene i suoi denti fossero sciupati. Incominciò i preparativi della partenza con un fervore calmo, come una lenta febbre. Vuotava gli armadi e i cassetti, soffermandosi ogni tanto a toccare le stoffe con occhi trasognati e vaganti. Un'ampia cassa nuziale nell'angolo della camera conteneva un corredo da neonati che ella stessa aveva cucito. Nel matrimonio era stata sterile, ma il desiderio dei figli bruciava in lei durante la verginità e la maturità. E nell'attesa inutile, sentendo le sue viscere disseccarsi in quella disperata brama, ella aveva cucito un sontuoso corredo e ricamato i bavagli e i corpetti, provando la stessa gioia puerile e mistica delle suore quando nei conventi cuciono le pianete. Molte delle sue giornate di sposa le aveva trascorse in questo lavoro, che a volte la inteneriva, a volte la scorava fino allo spasimo. Cercava di immaginare dei corpi vivi e teneri dentro quelle fasce e a notte sussultava, sembrandole in sogno di sentire nel ventre i moti di un figlio. Ora estraeva ad uno dalla cassa i panni, soppesandoli ed accarezzandoli. Di nuovo fu assalita dall'antico male, la parete oscura gravò su di lei come un incubo, ma pensò che doveva partire e si scosse. Quel corredo infantile fu riposto nel baule e partì col resto del bagaglio. Sì, era d'autunno,
Il villaggio che l'accolse giaceva fra campagne grigiastre in cui gli alberi dalle foglie rosse mettevano macchie rade. Delle case color terra coi tetti rossi o neri certurano a basse e a un sol piano, altre erano strette e lunghe, con finestre simili a feritoie. Dietro alcuni usci aperti si vedevano brillare i fuochi e lungo le strade fangose passavano mandrie di buoi e cavalli montati da contadini in mantelli verdastri. Verso il confine del villaggio correva un fiume gonfio di pioggia, color della creta, che per uno scoscendere improvviso del terreno si tramutava in un torrente e precipitava in un ribollire furioso di gorghi. Sul fiume passava uno stretto ponte di ferro dagli esili piloni, limitato all'ingresso da un arco ad angolo acuto. Non lontano sorgeva la casa di Elena. Era modesta, di forma allungata, col tetto spiovente. E nell'orto, cinto da una siepe fra gli erbaggi, cresceva un solo albero dal fusto sottile, un ailanto, che per la sua straordinaria velocità nel crescere è chiamato pure albero del paradiso. La sua cima giungeva ormai al secondo piano della casa. Questa era circondata in basso da un rozzo portico e una scala esterna sulla destra conduceva al secondo piano. Le stanze erano ampie e semivuote, così che i passi sul pavimento di mattoni avevano risonanze metalliche. Le pareti imbiancate a calce erano interrotte da nicchie, da usci e da alcove, e dalle strette finestre in alto entravano luci vivide e sghembe. Ritta in punta di piedi presso una finestra, Elena rimase fino a notte a rimirare l'abisso del torrente, le strade di fango sotto il passo dei cavalli e l'incupirsi del cielo. Quando fu buio, pensò di avvertire del suo arrivo gli inquilini del primo piano. Scese dunque nell'orto in cui l'aria si era fatta pungente e bussò all'uscio. «È aperto», disse dal dentro una voce profonda e canora che riecheggiò nel portico. Ella entrò e, seguendo una viva luce che si proiettava nel corridoio, fu guidata in una cucina. Il lume dalla fiamma bianca e oscillante era appeso proprio sull'uscio e l'uomo che aveva parlato, le parve di riconoscerlo subito, era seduto da un tavolino lì, presso con un coltello a forma di falce, incideva in un tronco spezzato dei tratti umani. Ella già sapeva infatti che il suo inquilino era uno scultore di santi. L'uomo doveva avere circa 25 anni e sulla virile robustezza della persona aveva un volto femmineo quasi incompiuto, come quello dei fanciulli, con occhi larghi ed azzurri, dai cigli ricurvi, labbra morbide e fresche, e capelli fulvi, ricciuti e piuttosto arrucciati. La peluria bionda del viso, invece di renderlo più rude, ne addolciva l'epidermide di un colore roseo abbronzato. Il movimento leggero di quei grossi polsi attorno al legno aveva il senso misterioso e leggendario dei giochi infantili. Era vestito di vecchi pantaloni di fustagno rosso e di una giacca di camoscio verdastra e consumata. Ai piedi portava ampie pantofole imbottite di pelo. Dopo un minuto di esitazione si alzò all'entrare di Elena e, balbettando un saluto, arrossì tutto, a un tratto senza cessare di girare con le dita intorno ai suoi legni. «Sono», ella disse con sicurezza e tutta rasserenata, «la padrona della casa. Sono arrivata oggi». «Ah sì», egli disse, confuso, con la stessa voce fresca e sonora che le aveva parlato all'ingresso, e poi, volgendosi da un lato, seguitò. «Mamma, c'è qui la signora!» Elena si accorse allora che in quella cucina affumicata ed obliqua si muoveva anche qualcun altro. Presso il fornello, in cui friggeva una pietanza dall'odore di lardo, era inginocchiata una figura di donna intenta a frugare fra i carboni. Si voltò appena al richiamo, ed Elena sentì subito su di sé il guizzare di uno sguardo nero. Un istante dopo la donna si levò in piedi e si avanzò diffidente, accostandosi al figlio con l'espressione di un fanciullo che vede fra l'erba una biscia e si rifugia fra le vesti della madre. Turbata, Elena distolse gli occhi e li volse al soffitto, che era altissimo, e in ombra così che appariva stranamente profondo e lontano. Poi, avida di simpatia e di amicizia, guardò di nuovo i due silenziosi. La donna di statura non molto alta sembrava vecchissima a causa della faccia scarna, bruciata e fitta di rughe,
ma questa sua apparenza decrepita contrastava coi suoi movimenti a scatti rapidi e febbrili. Era vestita da contadina con sottana nera e busto e un ampio scialle di lana e frangia, arabescato di ricami rossi. Un fazzoletto nero dalle cocche legate sotto il mento le circondava il viso, così che i capelli non si vedevano, e dalle orecchie le pendevano due orecchini di legno in forma di croce, lavoro certamente del figlio. I suoi piedi molto piccoli erano calzati con civetteria di stivalini lucidi, dalle punte arrotondate che contrastavano col suo abito campagnolo. Se la signora, disse il figlio ad un certo punto, volesse sedersi e rimanere a cena con noi. Elena arrossì come colta in fallo. La vecchia parve presa dal panico. Ma no, esclamò senza guardare Elena. Non c'è niente in casa, non c'è niente. E si affannava a ripetere questo suo niente agitando le mani. Elena rimase ancora un minuto interdetta con una confusa voglia di piangere. Risuonò di fuori il sibilo di un uccello notturno di cui le parve di udire anche lo sbattere delle ali. Buonasera, bisbigliò finalmente in fretta tendendo la mano. Il giovane la strinse nella sua, che era grande e calda, e gli occhi della vecchia brillarono. La notte era così fitta che la terra non si distingueva più dal cielo. Solo in un tratto dal cielo appariva un vago chiarore sparso, forse la luna che traspariva ad un ammasso di nubi. A un certo punto della notte, Elena credette di sentire un lieve grattare all'uscio e poi un passo furtivo animalesco che si accostava. Ed ecco, ebbe intorno alla sua pelle, sotto le coltri intiepidite, una presenza furtiva e morbida e senza peso. Si avvolsero insieme in un comune e caldo respiro ed ella stendeva le braccia e apriva le labbra secche, con quel senso di riposo estenuato che dà la febbre. Balzò a sedere. Con un sussulto non c'era nessuno nella camera ed ella era tutta in sudore. Trascorse il resto della notte in un sonno inerte e tranquillo. Si svegliò che era appena l'alba e scese nell'orto. Una parte del cielo era serena, il sole non si era ancora levato e una luce umida e glaciale pioveva sulle cose. Già si udivano gli zoccoli dei cavalli e voci rade e sonore. I suoi vicini erano già svegli. Dall'uscio socchiuso, infatti, giungeva un cantilenare sordo in un linguaggio incomprensibile e puerile. Era la vecchia che cantava una sua nenia. Poi l'uscio si spalancò e l'alta figura dello scultore apparve invano. Elena sussultò, non sentendosi preparata a quella presenza, e il giovane sembrò anche più timido della sera avanti. I suoi occhi erano come inumiditi da quel chiarore mattutino e dai suoi tratti appariva ancora il pallore disfatto del sonno. Volete vedere i miei santi? Bisbigliò improvviso, come in un segreto. Elena lo precedette per il breve corridoio dal suo fornello. La vecchia interruppe il canto per guardare gli sbieco, nel suo modo sospettoso e spaventato, ma non disse nulla. I due volsero a sinistra ed Elena si trovò in uno stambugio basso in cui presso una finestra munita di grata erano allineate alcune figure che le arrivavano appena al fianco. Erano intagliate con una rigidità ingenua e solenne nel colore naturale del legno. Una vergine dal collo attorto in una triplice collana tendeva le dita lunghe e staccate come per implorare, ma il suo volto rimaneva inespressivo e impassibile. Un Davide, seminudo e scheletrico, i capelli sciolti sulle spalle, guardava fisso innanzi coi suoi occhi privi di pupille, calpestando una testa informe appena abbozzata. Un angelo si rizzava severo, coperto di una tonaca a pieghe simmetriche, con ali rinchiuse e di un'ampiezza enorme rispetto al corpo. In silenzio, ella guardò tutti questi idoli, incapace di fare commenti. La piccola finestra dava sulla parte del torrente e nel sole che nasceva attraverso la grata appariva il travolgersi rimbalzante della luce sull'acqua. Il giovane si era curvato amorosamente sulle statue per togliere un velo di polvere al manto di Davide quando furono interrotti dalla vecchia che con voce di implorazione e di comando chiamava dalla cucina. Giuseppe! Giuseppe! Si scorsero questa volta lo scultore precedette Elena fino alla cucina. Qui la madre, come non accorgendosi della presenza dell'altra, disse al figlio con tono di rimprovero: Ti dimentichi che è l'ora della messa? E poi si avviò all'angolo.
dove raccolse un paio di lunghi e lucidi stivali. Il giovane, senza parole, si sedette su di una sedia imbottita di paglia e la vecchia inginocchiò dinanzi a lui, curva fino ad arrattrappirsi, con gesti attenti ed umili, gli tolse le pantofole e gli calzò i neri stivali. Poi, mentre egli restava immobile in una specie di tranquillo sorriso, ella si soffermò ad acconciargli il fazzoletto di seta intorno al collo e, tratto dalla tasca un pettine, gli pettinò a lungo i capelli biondi e scompigliati dal sonno. Infine egli la scostò leggermente con una mano e rizzatosi uscì senza parlare. Elena, incapace di fare un passo e di pronunciare una sillaba, rimaneva ritta presso la parete intonacata, nella cucina in cui ora il sole gettava sprazzi rossi. Intanto la vecchia si dirigeva verso il focolare e staccava da un chiodo una corona del rosario. Tornò indietro con un passo così leggero che Elena non se ne accorse e sussultò sentendo sul viso il suo fiato. La vecchia gli si era accostata a lei fino a sfiorarle con la punta del fazzoletto. Ed ella udì battere i suoi denti, la sua faccia sotto la rete delle rughe appariva come travolta da una tempesta. Me l'hai stregato, balbettò sul viso ad Elena con una strana rapidità. Guai a te se me lo rubi. Queste parole parvero un singulto. Elena avrebbe voluto replicare, ma già la vecchia si avviava dietro al figliolo col suo camminare agile. Ben presto Elena li vide attraverso la finestra, scendere e riapparire lungo il viottolo sortuoso. Il figlio alto e robusto pareva camminasse lentamente, eppure la madre doveva affrettare il passo per stargli a paro. La testa di lei arrivava appena alla spalla del figlio, la veste nera le ondeggiava intorno alle gambe. D'improvviso Elena si rialzò sul capo e la sua sciarpa viola, pensando di andare in chiesa. Non conoscendo la strada, era costretta a seguire a distanza quei due, già lontani, e prese a correre. Il viottolo sassoso saliva e scendeva, ed ella correva con tanta prestezza come se la strada scivolasse via sotto i suoi piedi. I suoi occhi non perdevano di vista quei due davanti a lei, ma d'improvviso le parve fossero scomparsi e il cuore le batté in tumulto. La via cadeva in quel punto, in un brusco avvallamento, ed ella raddoppiò la corsa, premendosi sul petto i lembi della sciarpa. Udì allora un largo coro di organo e di voci e si accorse di essere giunta alla chiesa. Si stupì subito della folla numerosa che vi si trovava, nonostante l'ora così mattutina. La gente del paese doveva essere molto pia. Alcuni cavalli, con la zampa legata a tronchi d'albero, attendevano ad una certa distanza dalla soglia. Il luogo sacro era pieno di gente e tutti stretti l'uno all'altro nei loro abiti da contadini contavano con le bocche spalancate e gli occhi fissi al prete che officiava. La stanza era stretta, lunga e nuda e dalle finestre altissime, senza vetrate, si riversava una luce violenta. Questa luce si mescolava al fumo dell'incenso, così fitto che l'odore stringeva la gola. E i fedeli si trovavano immersi in una nebbia sfavillante. Elena si fermò presso l'acquasantiera e tentò di cantare con gli altri, ma era così stanca per la corsa e stordita dagli incensi che le sue labbra si muovevano senza suono. Appena entrata, vide poco lontano lo scultore e sua madre. Per evitare il contatto di quella folla, si tenevano stretti alla parete. L'uomo cantava senza scuotersi, con gli occhi fissi all'altare. La madre, incrociando le mani sotto lo scialle, seguiva con le pupille ingrandite da un'adorazione statica ogni moto delle labbra di lui, quasi dovesse apprenderne in quel momento la parola dell'inno. Ambedue erano così assorti nel loro canto da non accorgersi che ad un certo punto il coro era cessato, così che per qualche secondo solo le loro due voci unite risuonarono nella chiesa. Elena udì stupefatta la voce del giovane che, riecheggiando nel silenzio, pareva uscisse dall'organo. A un tratto si sentì spingere dalla folla che, finita la messa, si pigiava dentro l'acquasantiera. Per un attimo vide ancora la vecchia ed ebbe addosso il suo sguardo, accorto e minaccioso. Ma presto essa scomparve col figlio nella folla. La chiesa si svuotò.
e la gente si disperde per i riottoli. I cavalli si allontanavano ad un trotto leggero. Ora contro il sole già alto urgeva la massa nera di una nube e i raggi battevano in quell'ombra temporalesca, rinfrangendosi, abbagliati e interrotti nel cavo della valle. Elena si affrettò, prevedendo la pioggia. Senza fatica, quasi senza pensarci, ritrovò la strada che aveva fatto nel venire. Era appena giunta al cancello quando l'aria scintillante e fosca si travolse in una bassa ventata e la polvere mista d'acqua mulinò in giro e piovve con una furia accecante. Per qualche giorno ella non vide i suoi vicini. Udiva spesso la voce della vecchia parlare forte o chiamare il figlio con tono di sorda cantilena. Ma come per un'intesa segreta, sia lei che gli altri due evitavano di incontrarsi. Ella aveva la sensazione che madre e figlio si fossero tracciato intorno a un cerchio magico che a lei non era permesso oltrepassare, e rimaneva fuori dalla linea, affascinata e spaurita. Ma invece di godere della pace che aveva sperato dalla campagna, come una sonnambula si aggirava per le stanze, turbata da incerte passioni. Talvolta la coglievano leggeri assopimenti, da cui si riscuoteva con un balzo indolenzita e stupefatta, come chi si è gettato violentemente in un luogo estraneo. In un dì, tra i risvegli sul tardo pomeriggio, si stupì di trovarsi dentro la luce riflessa del fiume che batteva sulle pareti con larghe ondate scintillanti. Le parve di approdare sorda ed ubriaca ad una riva remota, e soltanto dopo qualche secondo si accorse che Giuseppe le era accosto. Era in ginocchio davanti a lei con occhi sorridenti, perduti in un'adorazione fanciullesca. Impaurita balzò in piedi. «Sono io!» egli balbettò. Il viso di lei impallidiva, una fiamma le guizzò sulla pelle, un flutto bruciante di sangue le si rovesciò nel petto. Con mani mal sicure, Davide gli toccò i capelli e così per un attimo oscillarono travolti dalla luce. Allora il giovane le cinse i fianchi con le braccia e silenzioso appoggiò la bocca sul suo ventre sterile. Il loro matrimonio fu fissato per il Natale, per quella data infatti cessava il lutto di lei, durante i giorni che precedettero le nozze per un tacito accordo e si evitavano di parlare della madre. Questa rimaneva chiusa nelle sue stanze e fuggiva Elena. Se le avveniva di imbattersi in lei, voltava in fretta il viso contratto di un colore terreo, ma una mattina, in assenza di Giuseppe, Elena udì un lagno roco, un umano, provenire da una stanza chiusa. Benché una forte ripugnanza la soffocasse, entrò e vide in un angolo della stanza la vecchia che, inginocchiata, premeva con la fronte la parete. Il corpo infagottato nella veste nera si sforzava di restare immobile, ma i suoi muscoli battevano sotto la pelle e le viscere si scuotevano nel pianto. La vecchia stendeva le braccia lungo il muro e curvava le dita, quasi cercando un sostegno al quale aggrapparsi. Signora, balbettò Elena stupidamente, ma l'altra non si voltò né le rispose, anzi, riprese con maggior fretta la sua confusa bestemmia e preghiera. Me l'hanno rubato il figlio, udì Elena, il figlio unico, il maschio. E su quel collo rugoso e smorto le vene si gonfiavano tanto che pareva dovesse rompersi e la vecchia ad un tratto cadere impallidita. Con un senso di penosa vergogna, Elena uscì dalla stanza. Le imprecazioni e i lamenti della vecchia ostinati la seguivano ed ella ne era impaurita, quasi che un cane rabbioso le fosse alle calcagna. Dietro una casa Giuseppe le veniva incontro con un sorriso confuso e quel rossore fanciullesco che aveva ogni volta che si incontrava con lei. Quando si ritrovavano, non sapevano che cosa dirsi, una confusione incerta le coglieva. Come può accadere a due pellegrini che senza aver nulla in comune devono percorrere la medesima strada? Ma appena furono accosto in un pulsare rombante, che loro due soli potevano udire, il sangue dell'uno si tese e gonfiò verso il sangue dell'altro, e le due ondate confluirono nello stesso punto con tal forza che essi credettero di averne le vene consunte. E si strinsero la mano che bruciava mentre dalle loro bocche uscivano e si confondevano nell'aria gelata i vapori dei loro fiati. Elena avrebbe voluto parlargli della madre, ma ora quel lamento taceva e nel silenzio
La nebbia del tramonto che lasciava libero lo spazio intorno a loro aderiva alle cose circostanti, così che pareva ne trasudasse. Entrarono in casa ed Elena pensò che forse la vecchia ora dormiva. Le nozze furono celebrate in fretta e in silenzio, cominciò per Elena un periodo strano. Mentre camminava in uno stato fra l'ebbrezza e il sonno, le cose parevano nascere sotto i suoi occhi dal caos e da un intimo impulso a ricevere le forme. E di queste forme delle cose Elena sentiva l'evolversi in se stessa, sotto la sua pelle e nel suo cervello, tanto che avrebbe potuto riconoscerle ad occhi chiusi. Insieme accadevano strane confusioni sotto i suoi occhi, le differenze fra gli oggetti sparivano, un segreto accordo si stabiliva fra i regni della natura, quasi che dopo, dove l'uno finiva, cominciasse l'altro, e che l'uno partecipasse dell'altro. Spesso le sembrava che una pietra, come una pianta, respirasse e mettesse radici nella terra. Oppure gli alberi prendevano la rigida vita delle pietre e le foglie si agitavano come insetti e gli animali diventavano masse inerti. Ed ella stessa si sentiva come un albero, da cui rampollassero le gemme con una delizia tormentosa. Anche il solo sfiorare un oggetto le dava brividi di piacere ed ella accarezzava gli oggetti, sembrandole di scoprirli tutti, o meglio, che tutti nascessero dal suo proprio segreto. I suoi occhi brillavano, i suoi capelli erano più morbidi e parevano fremere di vita. Il suo seno, che sempre era stato piatto e povero, si gonfiava nascendo erto come quello di una vergine ed ella camminava lenta e languida, con movenza regale. Nel passare dei giorni, il suo corpo si sviluppava per miracolo in curve dolci e femminee ed ella si rimirava stupita. Quando capì di essere incinta, fu tale il suo gaudio che le parve di smarrirsi. Aveva dei rapimenti di gratitudine nei quali le pareva che un dio, corpo ed anima, fosse presente dentro il suo proprio essere e si abbatteva in ginocchio con le lacrime che le correvano per il viso. Attenta al prodigio che avveniva in lei, dimenticava il succedersi dei giorni e delle notti e aveva il riso e il pianto facili e subitanei, come avviene ai fanciulli. Quando credette di sentire i primi moti del figlio nel ventre, rimase sveglia la notte per coglierli. Col fiato sospeso, rimaneva seduta nel letto, i capelli sciolti sulle spalle seminude, un sorriso ansioso sulla bocca. Con parole tenere e materne chiamava Giuseppe, che le dormiva accanto. E se egli socchiudeva gli occhi appannati dal sonno, gli chiedeva: Sei felice? E in un riso breve e convulso lo stringeva al suo petto. Ancora lo fissava a lungo, non volendo perdere un solo aspetto del suo viso, gli passava sul corpo le mani avide, intente affinché il figlio si spalmasse con le forme di lui. Spesso si sguardavano sperduti, stringendosi la mano senza parlare, e dai loro abbracci rompeva una violenza quasi religiosa, come se ogni volta il figlio ne ricevesse un nuovo impulso a vivere. Ormai la vecchia madre era lasciata del tutto in disparte, e i primi tempi ella restava nella sua camera chiusa in un'amicizia sdegnosa, ma poi, non potendo resistere, ricomparve con sguardi obliqui e fuggenti, quasi timida. Giuseppe si accorgeva appena di lei. Si lasciava talvolta pettinare e infilare le scarpe, ma con aria distratta e assente, e bastava che udisse l'eco di una voce di un passo di Elena perché tendesse l'orecchio volto a quel suono. La vecchia diventò simile ad un mendicante, le rimorginava dal figlio uno sguardo, una parola come segno della loro antica comunione, ma inutilmente gli girava intorno all'acre, facendo scricchiolare i propri stivalini. Inutilmente si acconciava con civetteria il fazzoletto intorno al viso, in cui gli occhi gli scintillavano d'odio. Egli stava sempre allerta come una lepre nella foresta, e la madre finì per irrigidirsi e divenne anch'essa una statua di legno. Immobile in una delle nicchie così numerose in quella casa, seduta sopra un basso sgabello, addirittura su di uno scalino, con le mani intrecciate fra le pieghe dello scialle, pareva sorvegliare i gesti di quei due, i loro bisbigli teneri e febbrili. Talvolta essi coglievano al volo uno sguardo frenetico, nelle sue furie sembrava domandare pietà, come quello dei cani rabbiosi. Ma oramai non gli badavano neppure. E la prese a borbottare certe filastrocche incomprensibili, suppliche o maledizioni, a cui gli sposi tendevano l'orecchio ogni tanto, con un'apprensione vaga e superstiziosa,
e con un fastidio evidente. Ma certo, non la consideravano come una pazza, ed ella, quando era sola, si raggomitolava negli angoli della sua camera, con le pieghe ampie della veste che si chiudevano su di lei e si inghiozzava fino a ridursi senza fiato, svuotata e floscia come uno straccio. Ma se avveniva che il figlio le si accostasse e le sorridesse, accarezzandole appena una mano, ella rifiutava quella carità con uno sguardo torvo e si ritirava nel suo angolo. Così che anche queste brevi effusioni cessarono del tutto. A volte la vecchia pareva fantasticare, ella pensava infatti che forse avrebbe potuto di notte entrare nella camera attigua e vigilare un attimo sul figlio addormentato. Vedere da vicino, per esempio, se i suoi cigli erano cresciuti, se nessun segno di precoci rughe apparisse, se la pelle era sempre fresca come un tempo. Forse spingere l'audacia fino a sfiorarlo con una mano, ma subito pensava che accosto, nello stesso letto del figlio, sotto la stessa calda coperta, giaceva l'altra donna e si riscuoteva con un sussulto. In tal modo passavano i giorni. Finché un pomeriggio sul finire dell'estate Elena partorì due gemelli, maschio e femmina. Dopo la nascita, il resto della giornata trascorse in tale stupore gioioso che la sparizione della vecchia fu notata soltanto a notte. Elena dormiva, immersa in un fondo sollievo nella penombra che oscurava le grandi pareti bianche. I due bambini le dormivano accosto con le teste piccole e quasi identiche sullo stesso cuscino. A un certo punto Giuseppe si allontanò dalla contemplazione di quel letto e si ricordò della vecchia. Bussò, senza ottenere risposta, all'uscio della sua camera e quando si accorse che questa era vuota, con improvviso orgasmo, chiamò a bassa voce per tutte le stanze che apparivano insolitamente fresche e deserte e soltanto alla fine si accorse di un «Vado via!» scritto col carbone a lettere sbilenche sulla parete presso il camino. Allora uscì nella strada, reggendo una lanterna, e nel vento notturno e tiepido che gli scompigliava i capelli, chiamò: «Mamma! Mamma!» Sperava di vederla ancora, forse, svoltare all'angolo del viottolo, ma quando si decise a domandare qua e là se per caso l'avessero vista, qualcuno rispose che sì, infatti era stata veduta molte ore prima. Scendeva in fretta, recando un fagotto, senza parlare con nessuno. Questo era avvenuto poco dopo che erano cessate le grida di Elena e si era udito il pianto dei piccoli. A voce bassa, risalito in camera, Giuseppe informò Elena della fuga. Ella non disse nulla, era spossata, ma nello sguardo che si scambiarono i due lessero lo stesso pensiero. Le ricerche, un po' pigre del resto, fatte nei giorni successivi, non servirono a nulla. Ed essi, via via che i giorni e i mesi trascorrevano, credettero quasi di aver dimenticato la vecchia. In realtà, se molti anni dopo ripensavano all'intervallo corso fra la sua partenza e il suo ritorno, si accorgevano della fretta con cui quegli anni erano scivolati via, quasi che il tempo si fosse precipitato incontro alla vecchia. Era certo la felicità che lo faceva sembrare così breve. Erano appena scomparsi i fiori dai mandorli e dai ciliegi, che già le prime nevi riapparivano sulle montagne e le nebbie autunnali si erano appena diradate, che già l'infuocata aria estiva disseccava l'erbe e prosciugava i fiumi. I giorni erano del resto tanto semplici ed uguali da potersi confondere l'uno con l'altro. Giuseppe ora scolpiva per i fanciulli pupazzi di legno e per renderli mobili ne legava con filo di ferro le giunture. I due bambini lo miravano attenti mentre scolpiva. Ad ogni stagione l'elanto diventava più alto. Come in certe piante che non danno che un fiore nella maturità della loro vita e poi inaridiscono esaurendosi in questo dono, la fioritura effimera di Elena era caduta, il suo corpo cedeva ai giorni, sfacendosi in una pigra sazietà, e nel volto spento dell'interno febbrile ardore non restava che la gelosia animale con cui ella vegliava sul crescere dei figli. I due gemelli si rassomigliavano fra loro fino ad essere pressoché uguali, soltanto la bambina aveva forme più rotonde e negli occhi con una particolare nitezza quasi d'agnello. Inoltre differivano per il colore dei capelli, neri morati nell'uno e fulvi nell'altra, ma in ambedue lunghi, lustri ed accuratamente divisi in riccioli della madre.
Avevano gli occhi larghi e chiari, quasi rotondi per lo stupore, specie nelle guance e nelle palme delle mani, la loro carne era piena e tenera come certe corolle, portavano bei vestiti di velluto con baveri di pizzo e nastri, fino alle nude ginocchia rosse, calze variopinte. Camminavano quasi sempre tenendosi per mano con piccole corse attente, e non parlando ancora bene il linguaggio degli uomini, avevano in particolare un linguaggio comune, fatto di balbettii e di gridi, un che di mezzo fra l'idioma di gatti e quello degli uccelli. Spesso ridevano e piangevano per certi loro segreti inaccessibili agli adulti, e sia le risa che il pianto erano subitanei e sfrenati. Per un attimo perduti in questa loro emozione, restavano divisi, ma subito dopo, un brancolare smarrito nella solitudine dei singulti, si ritrovavano. I loro occhi lacrimosi si stupivano nell'incontro e il loro sonno comune era come un nido di implumi. Per i primi essi videro la vecchia che ritornava e si fermavano aguzzando lo sguardo presso il cancello. Rimasero ammirati ad osservarla e la seguirono passo passo mentre arrencava per l'orto. «Mamma!» gridò Giuseppe, che la vide dalla finestra, e arrivato a piedi dalla scala strinse la vecchia fra le braccia. Il primo momento ella singhiozzò, i suoi polsi tremavano sul petto del figlio e tentava inutilmente di mettere parole dalla bocca convulsa. Con un passo incerto entrò in casa e non mostrò di accorgersi della presenza di Elena, ma subito i suoi occhi si stravolsero e le pupille brillarono sotto le palpebre arrossate. Impallidendo, Elena strinse i piccoli contro il proprio grembo e il marito le si accostò fino a toccarla col fianco. La vecchia rimase di fronte a loro, subitamente confusa e isolata, in bilico sulla sedia che il figlio le aveva offerto. Apparivano le punte dei suoi stivaletti lucidi e nuovi, certo, ella doveva averli serbati durante tutto il tempo per questo ritorno. Ma poi era coperta di stracci e il suo aspetto non aveva più nulla di umano, ella sembrava piuttosto un uccello. I polsi e le mani dalle vene gonfie parevano un intrico di corde, e sulla faccia le rughe le formavano strani segni neri, tagli e croce. Non aveva più labbra, i capelli grigi e spezzati le scendevano sul viso, di sotto il fazzoletto loculo, e gli occhi dei gemelli. Ella era una cosa bellissima. «È la vostra nonna», si provò a dire Giuseppe con una voce bassa e timida. Allora lo strano uccello parve chiudersi nelle sue ali rotte e sobbalzò la famiglia con occhi appannati come per sonno. Ma presto si vide che erano lacrime. Dagli angoli infiammati delle palpebre il pianto scorreva su quel viso immoto. Poi la sua bocca si contrasse e si increspò come quella di un bimbo. «Tu!» disse la nonna, con voce tremante e debole, non fissando che suo figlio, quasi gli altri fossero scomparsi. «Hai mandato la tua vecchia a chiedere come un mendicante. L'hai mandata sola, per le strade, a chiedere. Per le strade!» E scosse il capo sdegnosamente. Ma tacque sovraffatta dal suo tremito che le faceva battere le gengive nude e malsicura si avviò alla sua nicchia e si sedette sullo scalino. «Vuoi mangiare qualcosa?» le sussurrò il figlio. Lei disse «acqua e pane». Che cosa cercava? Che cosa sperava? Rimaneva seduta là, coi piedi accostati e fermi e gli sguardi raccolti in basso sul proprio grembo, sotto le palpebre, senza ciglia. Anche questa volta Giuseppe ed Elena si scambiarono un'occhiata. Da quel momento evitarono di rivolgersi alla vecchia. Solo i fanciulli la sogguardavano ogni tanto, interdetti e vagamente ammaliati. All'ora di cena nessuno invitò la nonna a sedersi a tavola. Non una voce era partita dal suo angolo ed anche i suoi sposi tacevano, presi da una sorta di incantesimo pauroso. Si raccolsero tutti e quattro intorno alla tovaglia e fu allora che essa li guardò. La luce fissa della lampada a petrolio li rinchiudeva in un cerchio. Si scorgeva il profilo di Giuseppe, i suoi ricci biondi, cigli e la guancia senza rughe. Le sue spalle si piegavano appena mentre gli spezzava il pane. La sua bocca semiaperta appariva nel lume vermiglia ed umida. Dinanzi a lui, illuminata in pieno, era la faccia di Elena, dai capelli rilasciati sulle tempie, la pelle illanguidita e le labbra gonfie e ricurve. Ai suoi lati i due fanciulli sembravano un'emanazione della sua carne. Essi levavano ogni tanto la luce in gridi e in tenebre e labili risate,
ma il padre e la madre continuavano a tacere. Giuseppe si ripiegava da un lato con una sua selvatica goffaggine e ad una stramba richiesta della bambina ebbe per la moglie un vago e puerile sorriso. Allora la moglie, quasi per infondergli fiducia, insinuò la sua mano bianca in quella abbandonata di lui. L'ombra nascondeva il contatto delle loro dita incrociate, ma a lungo la mano di Elena rimaneva nell'altra, come se vi fosse assopita, ed ella sorrideva intanto, con gli occhi volti al marito, ma ai due bambini che parlavano i loro confusi discorsi. Quasi che quella mano fosse stata una serpe, strisciando su lei, l'avesse a un tratto infocata col suo morso, la vecchia parve rabbrividire e incenerirsi. Tuttavia, con una cupida ripugnanza, i suoi occhi assonnati e febbrili continuavano a fissare il gruppo. A letto, bambini, disse infine alzandosi Elena. Allora Giuseppe si accostò alla madre. Non ti occorre più niente? Chiese con una voce nuova e stonata. Il tuo letto è pronto. Ella non rispose nulla. Buonanotte, mamma, sussurrò Giuseppe, quasi vergognoso. E strisciò fuori, seguendo Elena. I gemelli rimanevano indietro e si fermarono davanti alla vecchia, ma ad una certa distanza. Guardavano quel viso pieno di crepe e si raccontavano a bassa voce, con curiosità e stupore, che quella era la nonna. Il maschio la scrutava assorto e circospetto. Nonna, ripeté ancora. La sorella ebbe allora un sorriso appena accennato e fugace e subito si coprì il volto col braccio. Bambini, chiamava Elena con la voce morbida. Le pupille della nonna parvero indurirsi e diventare di vetro. Sentite qua, disse piano. Domani la nonna vi racconta una favola. Venite domani. Essi sorrisero apertamente all'invito. Si accostarono un poco divertiti e affascinati. Una favola, compitarono insieme a voce alta. Domani. E voltatosi indietro verso la vecchia lusinghevole, seguirono a malincuore il richiamo della madre. Per tutta la notte quella rimase là con le ossa indolenzite e formicolanti. Udiva il frastuono ripercosso del torrente e all'alba col frastuono entrò pure lo scrosciante riflesso delle acque. Allora, proprio come un uccello dalle piume arruffate, la vecchia si scosse dal suo sonno. Senza ancora la coscienza di se stessa, volse intorno uno sguardo abbietto e spaurito. I primi a scendere furono i gemelli. Essi non si meravigliarono di vederla ancora là, aspettavano la favola. La vecchia pareva fosse stata percossa, era come un legno fradicio, ma i suoi occhi già luccicavano simili a due vetri. Volete la favola della nonna? Bisbigliò attenta, quasi riaffiorassero in lei un sogno fatto in quella notte. I due bambini si accostarono l'uno all'altro con un piccolo riso di piacere, le pupille ingrandite dall'ansia. Fu una festa per loro. Quando la vecchia incominciò a parlare, essa li scrutava, attenta e severa, come una maestra che spieghi, e insisteva su ogni sillaba. Laggiù, disse, dove è stata la nonna, c'è un gran prato coi fiori fatti d'acqua. Ci sono cavalli di vetro che saltano, uccelli d'acqua che volano. Pure le ali d'acqua? Domandò il maschio. Certo, ella rispose con furia. E per dormire. C'è una camicina d'erba. Una per uno. A questo i due fratelli si guardarono dubbiosi, ma già dall'alta finestra nei riflessi del torrente scalpitavano verso la parete i focosi cavalli di vetro, tintinnando e gonfiando le ali che calpestavano con zoccoli quel prato solare e liquido, i loro mille occhi sfavillavano come carboni. I gemelli fissavano con simpatia la vecchia avventurosa, avrebbero voluto fare altre domande, ma essa incuteva, oltre alla meraviglia, una soggezione che li teneva silenziosi presso il muro. Incerti, brancicavano con le mani i loro grembiuli, ma infine l'entusiasmo traboccò in loro ed essi balbettarono allegri commenti, ridendo estatici. Anche la vecchia rise per tutte le grinze, con un rumore secco e sordo come di legna che bruciasse. Poi si alzò, era diventata muta e seria, li fissò appena con disprezzo. Pareva avesse freddo, tanto si stringevano nel suo scialle e le sue mani ingiallite tremavano. Addio, annunciò con un singhiozzo, poi senza più guardarli si avviò all'uscio e zoppicando scattaiolò fuori. Essi rimasero soli nella stanza invasa dai raggi. Attraverso la finestra videro la nonna rimpicciolita e nera che scendeva sull'erba.
Avrebbero voluto seguirla, ma non ne ebbero il coraggio. Del resto, credevano che la sua assenza fosse breve e che da un momento all'altro ella dovesse comparire, forse in groppa ad uno dei suoi cavalli volanti. «Dov'è?» chiese a un certo punto la bambina, tirando il fratello per la manica. L'altro scosse la testa sopra pensiero. Ad un tratto, quello sfavillante silenzio lo atterrì. «Mamma!» gridarono, correndo su per le scale. «Chiamala, nonna! Chiamala, chiamala!» Questa volta le ricerche furono brevi e non inutili. La vecchia infatti fu ritrovata verso il tramonto. Prima di tutto fu scoperto il suo scialle rosso e nero, accuratamente ripiegato su di un sasso, accanto agli stivalini ancora lustri, sebbene un po' logoro sulle punte. Certo, per vanità ella si era tolti questi indumenti affinché non venissero sciupati dal fiume. Poco dopo il suo corpo, rigettato fuori dalle acque infuriate, fu ritrovato sul grido del torrente, maltrattato dalle pietre aguzze del letto, era pieno di squarci e di unghiate, e così gonfio e vizzo sembrava un tronco dalla corteccia marcita. I capelli grumosi, resi verdastri dall'acqua e dalla mota, parevano lunghi ciuffi d'erbe guaste. I globi degli occhi si rovesciavano bianchi e fissi, simili a due fiori di uno stagno sotterraneo. I bambini si erano già addormentati quando questo corpo fu trasportato in casa. Un silenzio enorme succedeva al fracasso del torrente, nella camera dove la vecchia fu deposta e dove una contadina loquace le abbassò le palpebre e la rivestì. Appena tali cure furono terminate, anche i due sposi si coricarono. A letto accanto al marito, nel mezzo di un sogno maligno e torbido, Elena credette di udire dei tonfi regolari e scanditi. Sono le palate di terra, pensò, che gettano sopra di lei. È finita, se Dio vuole. Ma nel pensare in tal modo, sentì un improvviso gelo alle tempie e si accorse che la vecchia era nella camera. Si appoggiava silenziosa alla buia parete di contro, nell'atto di togliersi i suoi stivalini, e volgeva ad Elena un sorriso d'intesa, non privo di grazia. I suoi occhi ammiccavano con arguto scintillio sotto il fazzoletto delle cocche legate, in un soprassalto d'angoscia. Elena si svegliò e balzò a sedere sul letto. Senza stupore, nella semicoscienza, vide Giuseppe che, anche lui seduto immobile con le pupille dilatate, fissava il muro. Gli toccò una mano, ma rabbrividì a quel contatto, come per disgusto, e senza dir nulla ricadde nel sonno. Fino all'alba si annunciò una giornata serena, una luce trasparente ingrandiva lo spazio, svelando fino all'orizzonte le città costruite sui fianchi delle montagne. I prati molli dell'umidità primaverile parevano respirarne le gocce e gli uccelli si scuotevano con gemiti ansiosi alle prime strisce di luce e si insinuavano per le persiane. Elena si accorse con paura che la giovane testa del marito, addormentata sul cuscino fradicio di sudore, non era più bionda ma quasi bianca. A un richiamo di lei, egli sollevò il viso svogliatamente come da un sonno mortale. L'impubertà dei suoi tratti appariva ora segnata da una vecchiezza inebetita. E pallida, come se una radice malata avesse preso a ramificare stanotte sotto la sua carne. E le sue pupille si rifugiarono sotto negli angoli delle occhiaie, timorose di incontrare quelle di Elena. La vecchia fu portata via in fretta e quasi di sotterfugio. Il figlio e la nuora la seguivano discosti e senza guardarsi il viso, costeggiando il fiume in cui si specchiavano i camini e gli alberi. Così discesero, mentre in casa le serve, raccolte in cucina, e bisbigliavano misteriosamente. Intanto i due gemelli si alzavano e, senza chiamare nessuno in aiuto, indossavano con fatica i loro grembiuli a scacchi bianchi e rossi. Coi capelli in disordine, le suole dei sandali sfibbiati che battevano sulle scale, essi discesero adagio a causa dell'ora mattutina e del sole che pioveva dai vetri. Collegarono nel pensiero l'oggi dal giorno precedente e si confusero vedendo che la nicchia della nonna era vuota. «Nonna!» chiamarono nel corridoio. Poi spinsero l'audacia fino ad entrare in quella che era stata la sua camera. Ancora nel letto appariva l'incavo di un corpo, una nebbia che odorava di chiuso e di tenebra, vagava fra l'uscio e lo specchio. I due si ritrassero. Invano cercarono la vecchia per tutte le stanze. Il sole disegnava sulla calce dei muri foglie, fluide rami, fili e insetti, dalle ali oscillanti. Affannando un poco, i fratelli arrivarono fino allo stambugio in cui il padre teneva lo stato di legno. Sulle figure stipate e polverose pendeva una ragnatela tutta tramata di famiglie. «Non c'è!» dissero delusi e pensarono di cercare la strana e amabile vecchia nell'orto. Qui osservarono incuriositi le loro due ombre
che avanzavano sulla lunga ombra dell'ailanto e insieme ne ragionarono. Come alzavano gli occhi verso la cima dell'albero pieno di uccelli, videro un insetto bizzarro e attraente che scendeva lungo il filo della luce. Era una grossa farfalla dalle ali nere, arrabbiate di rami rossi, e volava ondeggiando come assonnata. «Prendila!» disse la bambina. Ma il maschio aveva teso appena la mano, che quella gli fuggì e oltrepassò la siepe dell'orto. Era così vicina che si vedevano le sue zampette oscillare, i suoi occhi simili a grani di pepe brillare con astuzia, non si lasciava prendere. Il prato era immerso nel vento e nella rugiada. I fiori incominciavano ad aprirsi E non si udiva altro rumore se non il frastuono del torrente, simile al fragore di una battaglia. Andiamo, essi decisero. Già dai comignoli uscivano i fiumi delle incerte figure e il sole montava a picco sul ponte di ferro. I fratelli si arrestarono presso il ponte e si sporsero dalle fredde erbe della riva. Il fiume correva occhieggiando e mischiando acqua e luci. La farfalla era scomparsa. A un tronco magro e nerastro era legata una rozza barca dalla vernice screpolata e appena i fanciulli, dopo un'ardua scalata, vi furono dentro, non reggendo al piccolo peso, il ramo della corda attorta si spezzò. Essi salutarono con grida di giubilo, agitando le mani minuscole e tozze, il principio del loro viaggio. Riflessi freddi e viscidi correvano sull'acqua e la barca pareva calare lungo queste scie. In realtà essa era attratta dalla corrente che precipitava nel fondo. I fanciulli si ritrassero contro il sedile, presi da paura, ma già sulla verdolina della luce i cavalli di vetro si impennavano incontro a loro e da quel galoppo irruppe fischiando un vento gelato in cui gli uccelli dalle ali d'acqua si battevano. «È qui!» bisbigliarono i fratelli atterriti. E subito la barca montò sulla groppa dei cavalli smaniosi e, girando su se stessa, si gettò nel mezzo del torrente. Grazie.